Buongiorno a tutti, oggi preparo le pitta pie, un dolce tipico pasquale calabrese. Mi occorre per l'impasto 700 g di farina 00, un pizzico di sale, 180 g di zucchero, 4 uova, 100 ml di latte intero, 16 g di ammoniaca per dolci, 70 g di olio, la buccia di un limone biologico grattugiata. Per il ripieno 250 g di fichi secchi, 100 g di noci, un cucchiaio di cannella in polvere, 100 g di marmellata di uva, 100 g di cioccolato fondente tritato, un cucchiaio di scorze di arance candite. Inizio la preparazione. Nella farina metto lo zucchero, il pizzico di sale, mischio un po'. Grattugio la buccia di limone. A questo punto metto le uova, l'olio, io utilizzo olio d'oliva. Se voi volete potete utilizzare sia lo strutto che altro olio. Nel latte a temperatura ambiente metto l'ammoniaca e la sciolgo. L'inserisco nell'impasto. Mischio tutto e impasto. Inizio ad impastare con le mani. Prima di filarla la lascio riposare per 10 minuti. Nel frattempo preparo il ripieno, frullo fichi e noci. Prima faccio a pezzetti i fichi. Ora preparo il ripieno, nei fichi e nelle noci verso la marmellata di uva, le scorze d'arance candite, ora metto il cioccolato e la cannella, mischio tutto. Pronto il ripieno lo metto da parte. Ora filo l'impasto. Sulla spianatoia metto farina. Verso l'impasto. Lavoro un po' con le mani e divido l'impasto. Ora stendo la prima parte. Mi aiuto con il mattarello. E con un po' di farina. Lo spessore deve essere di circa 3 mm. Con un coppapasta di 10 cm di diametro, ritaglio dei cerchi. Ho messo in una teglia la carta da forno e lì vado ad appoggiare. Ora facciamo la parte superiore.
Prima di mettere sopra i coperchi dopo aver messo il ripieno, faccio dei buchi. Ora metti il ripieno. Mi aiuto con le mani. A questo punto copro. Metto la parte di sopra. Pigio sui bordi e poi finisco con la forchetta. Pronta la prima teglia, la vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 per 20-25 minuti. Nel frattempo finisco l'impasto facendo gli altri. Una volta cotti preparo la decorazione. Faccio una glassa con 250 g di zucchero a velo e del limoncello. Una volta pronta la passo sopra con un pennello. E metto le praline colorate sopra. Li faccio tutti così. Una volta indurita la glassa, eccoli pronti da gustare. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Un altro dolce tipico calabrese.